Salve a tutti, sono Leonardo Di Chiara. Oggi, per quanto riguarda le mie brevi analisi su corali, prenderò in esame un corale di Bach tratto dalla raccolta dei 18 corali di Lipsia, dal titolo, sempre in italiano ovviamente, perché per me, come ho detto negli altri video, il tedesco è impronunciabile. Vieni Salvatore dei Pagani. Si suole definire corali di Lipsia o 18 corali di Lipsia il gruppo di composizioni che si trova in un autografo attualmente conservato a Berlino e che contiene nell'ordine 6 sonate in trio, 17 corali e le variazioni canoniche su Vom Himmel hoch, scusate il mio tedesco, per intenderci in italiano. Dal cielo fin qua giù scendo, BWV 769, è l'ultimo corale in compiuto. I cosiddetti corali di Lipsia, in realtà non sono stati scritti a Lipsia, sono stati scritti prima del trasferimento di Bach a Lipsia, precisamente durante il periodo di Weimar. Verso la fine della sua vita, Bach riprende in mano questi corali, fa alcuni aggiustamenti, li amplia, forse perché aveva intenzione di darle alle stampe. Rispetto all'Orgel Buchlein, qui nei corali dell'autografo di Lipsia, le dimensioni appunto dei corali sono più ampie. È un'altra particolarità è che di alcuni corali ci sono più versioni. Proprio sul corale Vieni Salvatore dei Pagani, Bach scrive una triade di corali, cioè fa tre versioni di questo corale. Questo corale si riferisce all'inizio dell'anno liturgico. Oggi prenderò in esame l'ultimo corale, poi negli altri video farò il primo e il secondo corale. Prima di andare nel dettaglio del terzo corale, dal punto di vista musicale, in questa raccolta balza subito nell'occhio un'idea generale. Innanzitutto è quella dell'omaggio ai suoi predecessori. Bach utilizza una grande varietà di stili, come il corale ornato sul modello di Buxtehude o di Böhm, lo stile italiano di tipo vivaldiano, oppure il trio di Legrenzi, o la forma del mottetto e della fantasia. Dunque, in questa raccolta si può vedere una moltitudine di stili, e forse questa moltitudine può apparire come un omaggio che Bach fa ai suoi predecessori. La terza elaborazione sul corale Vieni Salvatore dei Pagani che Bach fa è una fuga in organo pleno, piena di energia, con il cantus firmus al basso. Il tema della fuga è basato sull'inizio della melodia del corale, come ho detto precedentemente, si rifà un attimino alle fughe agli schemi di corale di Bach, perché utilizzava anche egli il tema della prima frase per elaborare una fuga. La scrittura che Bach utilizza per questa fuga, come in tutte le altre fughe, è una scrittura molto dotta e sapiente. Bach, oltre a utilizzare il tema normalmente, riesce ad elaborare giochi contrapuntistici utilizzando il tema e il suo controsoggetto al rovescio. Insomma, è una fuga con tutti i canoni che Bach ci ha abituati a sentire. È un corale, come ho detto, potente, è il terzo e la fine. Gli altri due hanno altre caratteristiche che spiegherò nei prossimi video. Bene, mi fermo qui per quanto riguarda
l'analisi di questo corale. Vi rimando al prossimo video dove analizzerò l'altra versione sempre su questo corale Vieni Salvatore dei Pagani che Bach ha inserito nei corali di Lipsia. Ciao e alla prossima. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Se non volete perdere gli altri video, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!